mattina faccio il pendolare, prendo il treno e vengo in Ancona da Jesi e torno la sera con la corriera. Il momento più bello della giornata, questo del viaggio, dello spostamento, perché andando in treno, quando arrivo soprattutto lì verso Palombina, entro al porto, c'è la Marina Dorica, vedo il mare, d'inverno c'è la neve, ci sono i gabbiani, è un momento bellissimo, molto poetico, che mi dà anche un'idea appunto di quella che è un po' per me Ancona. Io non vorrei fare disfattista, però queste nebbie che io vedo la mattina sul mare mi ricordano molto il Purgatorio dantesco, che era un posto, no, di attesa, dove le anime erano immerse in questa natura molto bella, in questi colori molto grigi, zaffiro, eccetera eccetera, e attendevano. Per me è ancora una specie di paradiso, un grande limbo, un momento di attesa perenne, di grande, cioè questa città è il silenzio. Io me la immagino silenziosa quando la penso dentro di me, immagino il centro storico mezzo vuoto, abitato da figure, da ombre, da gente che cammina nel silenzio, nella nebbia. Questa è un po' la mia, come dire, proiezione interiore del pericolo.